È chiaro tutto quello che è successo, ho detto prima, il primo giorno dopo 2 giorni che avevo firmato con l'AIDUC, ho chiamato Ivan e già quei 2 giorni, dopo 2 giorni che avevo firmato, mi aveva fatto intendere che voleva andare via, gli ho detto finisce l'Europeo, pensaci e vieni qua. Quando abbiamo fatto una partita amichevole, la seconda amichevole, qua a Split con la squadra bosniaca, è venuto qua, mi ha ripetuto questa cosa qua e gli ho dato la possibilità, gli ho detto che si doveva comportare bene, si è sempre comportato bene, però alla fine la storia dice che gli ho dato grande possibilità di allenare col gruppo, sia io che il mio staff, ha giocato 25 minuti, 35 minuti, 65 minuti, sapendo che l'idea era sempre quella di andare via. Prima di prendere Bamba e andare a cercare qualcuno, gli ho detto guarda che sto cercando altri giocatori, e anche in quel frangente là mi ha ripetuto che l'idea era quella di andare via. E alla fine che posso dire? Le possibilità sono state date e dopo uno deve fare le scelte. Non posso pensare di dare minutaggio a un giocatore che so che forse l'ultimo giorno mi chiede di andare via e dopo che gli vado a raccontare al resto del gruppo quello che è rimasto. Lo ringrazio, ripeto, da parte mia c'è stata grande personalità da parte mia dello staff, non c'è stato nessun problema. I problemi sono questi, che uno deve decidere, la decisione è sua, io l'ho rispettata il primo giorno e io devo fare le scelte. Tutto quello che scrivono, tutto quello che dicono, io non posso controllare. Lui sa qual è la verità, io la so la verità, non sono qua a dire bugie, sto parlando onestamente, e penso che è di facile lettura, non c'è più, c'è poco da dire. No, la situazione è scrosa, ci sta dva dana con il nuovo dolascao di Hajduk, našli smo se u mom uredu, razgovarali smo i on mi već tada nagovijestio da bi želio ići. Ja sam rekao stani razmisli neka prođe Europsko prvenstvo pa ćemo se opet vidjeti. I onda je završilo Europsko i igrala se druga prijateljska utakmica ovdje na Poljudu protiv Širokog Brijega, mislim bosansko-hercegovačke jedne ekipe. I tad smo se opet našli i tada mi je opet to ponovio, ali nakon toga smo mi nastavili i trenirati, on se normalno ponašao, nije to bilo nikakvih problema. Ja sam mu svejedno, znajući da je njegova želja da ode, dao mi minutažu da igra mogućnosti. To 25 minuta, 35 minuta, 65 minuta, ali stalno me je morila ta ideja da on ide i da ja moram naći i neko drugo rješenje tu. Tada je došao i Bamba i onda je normalno da neki drugi igrači dobiju priliku prije njega. I svaka odluka je poštena, ali čovjek sam mora donijeti odluke. I tako ja moram biti pošten prema svim igračima, jer su oni znali za njegovu želju. I morao sam biti pošten i dati i njima priliku da igraju. Ja vam se zahvaljujem na svemu, između nas nije bilo nikakvih problema. Odluka je bila njegova, ja se neću baviti natpisima u medijima jer ja to i ne mogu kontrolirati, ali svaka odluka donosi i određene posljedice. Nisam ovdje da lažem, neću lagati, u potpunosti sam iskren i evo nadamo se da ćemo zaključiti ovu priču sa Ivanom Perišćem. Questo atteggiamento viene anche dal fatto che stiamo parlando negli ultimi 20 anni, 15 anni e 20 anni nella storia del calcio croato, Perisic, Rakitić, Modric sono giocatori che hanno scritto una storia importante ed è normale che io non sono un pazzo. E anche il fatto di aver dato un minutaggio e di aver accettato determinate cose è la storia, l'importanza del giocatore. Però dopo alla fine un allenatore deve avere la lucidità che gestisce 25 giocatori e deve fare delle scelte. Però da parte mia c'è sempre stato il rispetto di avere nei confronti di un campione che ha scritto pagine importanti. E da parte mia anche il fatto di aver dato minutaggio, di aver dato disponibilità, per
perché se era un altro giocatore non gli avrei dato questa possibilità di rimanere qua, di aver dato dei minutaggi e di farlo allenare, perché se un giocatore mi dice che vuole andare via, la prima cosa, per come ragiono io, per come vedo io il calcio, va subito da parte. Da parte mia c'è stato grandissimo rispetto su tutto questo, ma perché è l'importanza della storia del calciatore che ha avuto in tutti questi anni, l'importanza che ha rappresentato per il calcio croato. Posljednjih 20 godina i Perišić i Rakitić i Modrić, to su ikone hrvatskog nogometa, oni su ispisali povijest hrvatskog nogometa i ja nisam lud, ja sam poštovao te činjenice, poštovao sam to što je ono veliko ime u hrvatskom nogometu i dao sam mu priliku svejedno da trenira i da igra, iako se znalo da je njegova želja da ode. Ali jedan trener treba imati mnogo hrabrosti, mnogo lucidnosti, mnogo znanja da bi kontrolirao i uskladio 25 igrača u svlačionici. Siguran sam da je bila riječ o nekom drugom igraču koji nije toliko važan za hrvatski nogomet, jer ja poštujem nogomet i kao igru, da ne bih imao takvu priliku da igra. Dobio je minutažu, imao je moje maksimalno poštovanje i mislim da sam učinio to poštujući maksimalno tog igrača i dao sam mu priliku da trenira i da igra sve. Hvala, to bi bilo sve na tu temu. Možemo preći na pitanje.